Allora, buonasera di nuovo, riprendiamo la diretta ovviamente con la forma più consueta della virgola che apre il palinsesto. Abbiamo avuto questo collegamento, diciamo è importante da mettere in cima alle trasmissioni per promuovere Riccardo Maggi, un compagno radicale. E volevo in questo pezzetto di questa virgolina che resta parlare un attimino di alcune cose come faccio con voi, così per comunicare alcune impressioni, suggestioni che ogni tanto mi vengono in mente. Abbiamo un nuovo governo derivato dalle larghe intese, quindi insoddisfacente per le forze politiche maggiori perché ciascuna di esse si vede ben poco rappresentata. Ma cerco poi con uno sguardo un po' più complessivo emerge che altro non si sarebbe potuto ottenere se non nuove elezioni, ma sono già appena state, insomma, magari un nome al posto di un altro, ma insomma sarebbe rimasto un governo comunque di compromesso. Il compromesso in politica è usato come accordo per fare, per governare, oppure come accordo per il potere. Molte sono le voci di critica da varie parti che definiscono la vicenda a solo fine di potere. Il termine inciucio ormai è ampiamente trattato anche da Wikipedia, la quale narra che il termine nacque in una cena tra D'Alema e Berlusconi in casa di Gianni Letta nel 1995. Io non so quali siano le reali intenzioni, la buona fede, la riconosco a prescindere, un po' come la presunzione di innocenza. E quindi mi sono incuriosito sulle argomentazioni degli inciucisti, chiamiamo un po' così, e con uno sforzo di immedesimazione ho provato a comprendere se le loro argomentazioni tenessero. E quindi uno tra i tanti è Travaglio, ieri a servizio pubblico, molto critico, si è esibito nella consueta ricostruzione dell'immenso mosaico che è la storia, utilizzando soltanto qualche tessera, tessere sicuramente autentiche, ma così poche da poter essere utilizzate efficacemente per dimostrare tutto e il contrario di tutto. Per non fare il suo stesso errore, avverto che mi soffermerò opinando soltanto su alcune sue considerazioni del monologo, considerazioni di apertura che spianavano la strada al resto del ragionamento. Il parallelo travagliesco era con l'Italia, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e alcuni successivi governi che sono stati proprio come l'attuale frutto di un compromesso. Anche la Costituente era composta da tante anime, ha accennato, che erano quelle poi presenti nel CLN, nel Comitato di Liberazione Nazionale. Solo che Travaglio testualmente dice, e queste sono appunto virgolettate autentiche, sono sue parole, rivolgendosi a Ferrara, lo dice, la guerra era tra i fascisti e gli antifascisti. Vinsero gli antifascisti e dopo nessuno si era sognato di governare o riscrivere la Costituzione con i fascisti. Continua poi. Mussolini l'hanno fucilato e appeso per i piedi a Piazzale Loreto. Molti gerarchi li hanno arrestati, gli altri sono scappati, nessuno è entrato al Parlamento o al governo, tantomeno alla Costituente. Allora, questo era per dire, insomma, che anche in quest'Italia del cambio di regime nessuno si era sognato di fare un inciucio tipo questo governo legittimo che a lui non piaccia. Però secondo me c'è un metodo un po' travagliesco per avvalorare la sua legittima pessima considerazione dell'attuale governo presieduto da Enrico Letta. Travaglio, da un mosaico appunto complesso come la storia dell'Italia fascista e post-fascista, estrae appunto alcune tessere e propone quindi un disegno, cioè fa intendere all'ascoltatore qualcosa, magari proprio all'ascoltatore più giovane che non conosce magari bene questa storia. Fa intendere che l'Italia post-fascista col fascismo aveva completamente e sostanzialmente chiuso, cambiato capitolo politicamente, culturalmente, storicamente. Io opino che non sia così. Penso che non sia, cioè, l'impressione che si può far passare per screditare l'inciucista Enrico Letta è tale da trascurare alcune cose che farebbero emergere come realtà. In realtà il sistema di potere repubblicano non fu così di rottura rispetto al potere mussoliniano. I gerarchi che scapparono vi furono, molti divennero al momento giusto antifascisti e anche comunisti, esibendosi appunto nello sport nazionale popolare in cui gli italiani eccellono, cioè il cambio di casacca.
Sì, vi fu l'ostracismo politico per l'effigie fascista, anche nella Costituzione, sancito in modo solenne, e quindi verso, l'ostracismo verso chi era appunto per la continuazione di questo regime, il movimento sociale, inteso come forza politica fuori dall'arco costituzionale, queste cose le sappiamo, ma molte persone, le stesse che prima erano state in camicia nera, si riciclarono. E culturalmente non è che poi i ripensamenti siano stati pochi. Certe contiguità col fascismo sono appartenute anche al maestro di giornalismo italiano dello stesso Travaglio, Indro Montanelli, che poi le scontò successivamente. E come dimenticare Dario Fo, premio Nobel della letteratura, ex repubblichino, che per poco non abbiamo visto tra i candidati alla presidenza della Repubblica nelle ultime elezioni. Per non parlare del sistema di comunicazione che ha visto per decenni, fino a pochi decenni fa, uno Stato democratico, repubblicano, monopolista, il consorzio partitocratico che ha gestito tutto il gestibile e dove qualcuno restava senza bottino si inventava qualcosa da fargli gestire, il legame strettissimo con le gerarchie vaticane, cioè sono tutti accenni di una continuità, non di una rottura con il regime precedente a quello repubblicano, a mio parere. E quindi per chiudere mi sento di dire, di opinare ovviamente, che se le poche tessere autentiche del mosaico della ricostruzione di Travaglio fossero state di più, sarebbe facilmente emerso che l'Italia post-fascista, quella repubblicana, ha avuto connaturato in sé il germe del compromesso, dell'inciucio altro che svolta. Come spesso è accaduto anche in tempi più recenti, in Italia i cambi di regime e sedicenti tali sono stati svolte formali, animate da odio feroce, in cui alcuni hanno fatto le spese subendo per esempio la barbarie dei tribunali di guerra, per esempio una delle tante, la strage di Oderzo. Altri, in esempio, in tempi successivi subirono l'ostracismo politico e mediatico, erano quelli che ci avevano messo la faccia e si erano definiti il partito della continuità, il movimento sociale, ma sostanzialmente molti del regime dismesso si riciclarono nel nuovo regime repubblicano. E in tempi più recenti, come ne ricordare le monetine del passaggio tra la prima e la sedicente seconda repubblica tirate a Craxi davanti all'Hotel Raphael. Ma certo, l'elemento formale è quello a cui Travaglio ha dato il massimo risalto, cioè nessun fascista nel nuovo Parlamento, nei governi, nella Costituente. Mi sembra una ricostruzione perlomeno parziale, ma comunque efficace per un attacco politico al governo di Enrico Letta. Se ancora oggi Berlusconi è in pista politicamente, io sono sempre più convinto, lo dobbiamo anche a Travaglio. Siamo italiani e le rivoluzioni sono cose troppo serie e sanguinose e non le sappiamo fare. Detto questo, io vi ringrazio per avermi ascoltato, ringrazio Donato Volpicella per questa regia di questa serata, ricordo che Libri TV è un'associazione che si sostenta da sola e quindi sarebbe utile che vi iscriveste e ci aiutaste. E passo a illustrarvi il palinsesto. Dopo questa virgola, alle ore 21, fra poco, a tavola con i libri, Esperienza della Kabbalah, questo qua è lo spazio di approfondimento delle note di lettura di Giancarlo Calciolari, il libro che si commenterà sarà Scintille dell'anima, un viaggio spirituale nella Kabbalah di Arona Pignas, Giuntina Editore, Firenze 2012. Alle 21.15 passiamo dalla, diciamo, dall'immaginario immaginifico della religione ebraica a quello di un'altra confessione, in una trasmissione che abbiamo intitolato Liberi di credere, integralismi e vessazioni, la vicenda degli ex testimoni di Geova. Conversazione con Achille Lorenzi di info testimonidigeova.it, infotdgeova.it, poi questo lo ripeteremo, questo link ve lo faremo, lo metteremo nella chat. Quindi Achille Lorenzi è un omonimo, un altro Achille Aveta, in vista di una manifestazione che si terrà l'8 giugno a Roma per denunciare la pratica dell'ostracismo praticato dai testimoni di Geova nei confronti dei fuoriusciti. E appunto avremo la testimonianza di uno di loro e questo spazio lo condurrò io. Alle 21.45 lo spazio live Uscire dall'Inferno, conversazione con Lorenzo Loprede di Vita da Cani Onlus. Associazione, ovviamente questo qui è la spazio live, è la trasmissione del... condotta a cura di Giovanna Devitag, segretario dell'associazione radicale Parte in Causa. E quindi appunto conversazione con Lorenzo Loprede di Vita da Cani Onlus sul recupero degli animali da laboratorio. E quindi dovremmo intorno alle 22.15 chiudere le trasmissioni, sempre se tutto va bene. Io vi ringrazio e restituisco la linea alla regia.